Здравствуйте. Вы смотрите Buongiorno. Stai guardando Gold News sul canale GIGO STV. Tutti abbiamo sentito l'espressione Gold Standard. Un tempo apparteneva solo al mondo della finanza, ma oggi viene utilizzata per sottolineare l'eccellente qualità di qualcosa. Tuttavia, molte persone si chiedono perché il gold standard e non, ad esempio, l'argento. Perché la scelta è caduta sull'oro? Ne parliamo nella puntata di oggi. Partiamo dal fatto che l'oro è molto meno comune in natura. Ne vengono estratte solo 3.000 tonnellate all'anno. L'estrazione annuale di argento è quasi 7 volte superiore a quella dell'oro, 20.000 tonnellate. Inoltre, l'oro è più difficile da estrarre e lavorare, quindi ha un valore più alto. Ora cerchiamo di capire cosa significa gold standard. Si tratta di un sistema finanziario in cui la denominazione di un'unità monetaria è pari a una certa quantità di oro, il che consente un'elevata stabilità della valuta statale. Ad esempio, un paese ha fissato il prezzo di un'oncia d'oro a 300 euro. Il costo di un euro sarà quindi pari a un trecentesimo di oncia. Tuttavia, ci è voluto un po' di tempo prima che l'economia mondiale adottasse il gold standard, senza contare che prima di allora l'argento aveva tradizionalmente dominato il settore finanziario. Inizialmente l'argento fu scelto come base per i pagamenti monetari. Ma a un certo punto la tendenza iniziò a cambiare. La Gran Bretagna, la più grande economia del mondo all'inizio del XIX secolo, fu la prima ad adottare il gold standard. Questa decisione fu dettata da considerazioni puramente pratiche. Le scoperte di nuovi giacimenti in Africa permisero alle autorità britanniche di accumulare molto oro, mentre le riserve d'argento del paese, al contrario, stavano diminuendo. Passando al gold standard, la Gran Bretagna riuscì a risolvere il problema della carenza di denaro nel paese. Altri paesi non adottarono immediatamente questo modello, ma considerando il ruolo della Gran Bretagna nell'economia mondiale, il passaggio al gold standard era semplicemente una questione di tempo. Così la Germania e la Francia seguirono presto l'esempio degli inglesi e altri paesi iniziarono a tenere il passo. Naturalmente ci furono tentativi di tornare al vecchio sistema, ma non ebbero particolare successo. Inoltre, l'ampia disponibilità di argento ridusse l'importanza di questo metallo, rendendo l'oro il principale mezzo di risparmio. Anche oggi, quando il gold standard è ormai parte della storia, le banche centrali del mondo conservano e alimentano regolarmente le riserve auree e le persone comuni investono spesso i loro risparmi in oro. Hai guardato Gold News sul canale GIGO STV? Non dimenticare di iscriverti, mettere mi piace e premere la campanella di notifica per non perdere i prossimi video. A presto!